VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web. Siracusa, la moglie lo accusa di averla picchiata, il giudice lo assolve. Era stato accusato dalla moglie di averla picchiata, di averle provocato lesioni e di averla a lungo molestata. Il processo però a cui è stato sottoposto ha dimostrato ben altro e per l'imputato è finito un incubo lungo 4 anni e con la sua assoluzione. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Siracusa Antonio Dami perché il fatto non sussiste, così come aveva concluso il rappresentante della pubblica accusa. La vicenda risale al 2018 quando NG di 47 anni, cittadino romeno che svolge a Siracusa l'attività di giardiniere, è stato denunciato dalla moglie, una connazionale di 54 anni, ai carabinieri. La donna lo accusava di maltrattamenti e di altri episodi di violenza. Sulla scorta della denuncia della donna, la procura retusea ha aperto un'inchiesta culminata con il rinvio a giudizio per l'uomo che era stato accusato anche di aver tentato di strangolare la moglie in uno dei tanti litigi che avrebbe avuto. L'avvocato Angelo De Melio, che l'ha difeso, ha sostenuto che non solo l'imputato non aveva torto un capello alla donna, ma che la stessa lo avrebbe tradito più volte. In una circostanza, quando abitavano a Cassibile, lanciò indumenti ed altri effetti personali del marito dal balcone, costringendolo ad andare via di casa. La donna, che poi ha lasciato il tetto coniugale ritornando in Romania, ottenendo la separazione. Queste circostanze hanno contribuito a far pendere la bilancia della giustizia a favore dell'uomo che è stato mandato assolto. Sicilia attivata macchina organizzativa accoglienza profughi dell'Ucraina. È stata attivata la macchina organizzativa dell'accoglienza predisposta dalla regione siciliana per i profughi provenienti dall'Ucraina. A portarlo a conoscenza il presidente della regione Nello Musumeci, in seguito all'ordinanza di protezione civile nazionale che delega le regioni a mettere in campo le azioni di accoglienza e assistenza a favore dei cittadini in fuga dall'Ucraina. Alcune ore fa, ha dichiarato il governatore Musumeci, il capo della protezione civile Curcio ha firmato l'ordinanza che impegna il presidente della regione quale responsabile dell'organizzazione per l'accoglienza dei profughi. Lavorerò d'intesa con i prefetti, con gli enti locali e con tutte le istituzioni che vorranno adoperarsi in questo senso. Abbiamo già dato disponibilità alla Croce Rossa per fare arrivare farmaci in Ucraina, mentre mettiamo a disposizione nella nostra regione un certo numero di posti letto nelle strutture sanitarie destinati soprattutto a bambini. Siamo pronti a questo ulteriore gesto di generosità in una terra che è stata sempre culla di accoglienza. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, nella speranza che questa assurda guerra possa presto concludersi con il buon lavoro della diplomazia. Cultura a Roma, 50 milioni per le biblioteche diventeranno centri culturali polivalenti. Riqualificazione strutturale, energetica e digitale di 21 biblioteche e realizzazione di nuove strutture. La Giunta Comunale di Roma ha approvato la delibera proposta dall'assessore alla cultura Miguel Gotor, che dà il via al piano di potenziamento della rete di biblioteche di Roma Capitale attraverso l'utilizzo di 50 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le biblioteche diventeranno veri centri culturali polivalenti e innovativi, aperti con orari estesi e dotati di spazi liberi di incontro. L'obiettivo del Comune è di ampliare l'offerta culturale del territorio, andando a coprire aree della città finora non servite con nuovi poli di aggregazione e recuperando anche edifici e aree pubbliche degradate. I fondi saranno così ripartiti: 32,5 milioni per creare 9 nuove sedi dell'istituzione Biblioteche di Roma Capitale, valorizzando immobili non utilizzati o degradati, e 17,5 per l'adeguamento strutturale e impiantistico con l'efficientamento energetico di 21 delle 40 sedi del sistema bibliotecario capitolino. Avvicinare i servizi al cittadino, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, è il punto di partenza per rendere i quartieri più inclusivi, per porre le basi della nostra idea di rapporto tra persone e territorio. Servizi bibliotecari e spazi di aggregazione diffusi che si trasformano in qualcosa di nuovo e rappresentano alcuni tra gli strumenti fondamentali per ampliare l'offerta culturale, superare finalmente la separazione tra centro e periferia, creando opportunità per tutti. Per l'assessore Gotor, la rete delle biblioteche di Roma Capitale è la base ideale da cui far partire il progetto di rigenerazione culturale, sociale e ambientale della città che questa giunta ha in mente. La linea dura contro Mosca e Minsk dopo l'aggressione all'Ucraina si allarga sempre più anche al mondo dello sport, dalla Formula 1 al calcio, dal pugilato al taekwondo, invadendo anche il campo per tradizione neutrale delle Olimpiadi. Dai boicottaggi dei giochi estivi di Mosca 1980 e Los Angeles 1984 si è passati ora alle esclusioni nelle Paralimpiadi, con una retromarcia in attesa del Comitato Paralimpico Internazionale, che ha cambiato rotta dopo che molti paesi avevano minacciato di ritirarsi su indicazioni dei loro governi. Così, dopo l'ok di ieri alla partecipazione sotto bandiera neutrale,
oggi è arrivato il bando agli atleti russi e bielorussi che erano già a Pechino pronti a partecipare. Siamo molto dispiaciuti che siate colpiti dalle decisioni che i vostri governi hanno preso nel violare la tregua olimpica. Siete loro vittime, ha detto gli esclusi il presidente dell'APC Andrew Pearson, ma il fondista bielorusso Yuri Olub ha reagito su Instagram parlando di vergogna, un parere condiviso dalla velocista paralimpica azzurra Oksana Corso, nata a San Pietroburgo. So cosa significa preparare una paralimpiade, 4 anni di lavoro scippati per una situazione delicata ma che non dovrebbe coinvolgere gli atleti. La Federcalcio di Mosca intanto farà ricorso al tribunale arbitrale dello sport contro la sospensione dei mondiali in Qatar e da tutte le competizioni internazionali, ma l'UEFA ha intanto imposto alle nazionali e ai club di Minsk di giocare in campo neutro le partite casalinghe. La Formula 1 invece ha chiuso del tutto le porte alla Russia, rescindendo il contratto che prevedeva la disputa di un gran premio fino al 2025. VLTV, la tua TV, sul digitale terrestre e sul web.